Giorginio e basta. Adesso Giorginio e basta. Adesso Giorginio che si avvicina sul dischetto. Mette il pallone a terra Giorginio. Giorginio mette il pallone a terra, si aggiusta i calzettoni. Prende la sua rincorsa anche lui, dal limite dell'area. Prende la sua rincorsa, l'arbitro che fischia, Giorginio che va. Probabilmente questo è il ciclo della vita.
Cioè, qualcuno di noi ha vissuto i rigori sbagliati all'84 contro il Liverpool e poi la nazionale di Azzurri vicini l'Under 21 con la Spagna, ti ricorderai, perdeva sempre i rigori, e poi la nazionale italiana in Argentina 90 contro l'Argentina a Napoli, e poi altre situazioni. Insomma, abbiamo conosciuto il brutto e abbiamo conosciuto il bello, abbiamo avuto la possibilità di discernere il bene dal male, il bello dal brutto, e abbiamo avuto anche la possibilità, la capacità però di metabolizzarli. Pensate che cosa riesce a fare il pallone, non il calcio, il pallone riesce a fare delle cose meravigliose, riesce a farci vivere delle emozioni in un tempo e un ambito molto circoscritto, che sono le emozioni della vita, che sono la disperazione, la gioia, la rabbia, la paura, è tutto in quel momento, in quel posto e per 95 minuti, non spalmato su 90 anni, ma in 95 minuti. E noi abbiamo avuto la possibilità di vivere entrambe queste situazioni, entrambe le facce di questa stessa.